La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di saper aspettare. Questo è il motto dell'azienda della Tenuta Fontana. Sono in compagnia di Maria Pia. Ci racconti un po' la storia di questa azienda che ha dei vigneti che storici? Allora, tutto nasce, da una semplice tradizione praticamente contadina, perché ecco, dalla fine del 1800 i miei trisnonni acquisirono questo vigneto, ed è il vigneto praticamente dell'Asprinio. È un vigneto autoctono, quindi la particolarità di questo vigneto è che è un'alberata, quindi ha una spalliera alta, e l'altezza è di 9 metri, e attualmente i miei nonni continuano a salire su questa praticamente alberata per raccogliere quindi a mano l'uva dell'Asprinio, insomma. Noi siamo praticamente a Pietrelcina, noi abbiamo praticamente vigneti sparsi, tra cui questa è la bella alberata, poi siamo noti comunque per l'Aglianico, zona quindi beneventana, e poi zona anche sul Falerno nel Massico e Primitivo, e la gamma, racchiudiamo un po' tutti quelli che sono i prodotti della Campania, semplicemente. Io so che avete preso in mano l'azienda, tu e tuo fratello Antonio. Come mai due ragazzi così giovani hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività? Ma no, è semplice, un po' perché è un progetto, è una semplice idea, è un semplice richiamo alla tradizione, quindi noi viviamo di ricordi, e quindi quei ricordi abbiamo fatto sì che in realtà diventassero noti a tutti. Quindi dal ricordo che io, per esempio, vedevo nonno salire sulla scala, è lo stesso, quindi quello stesso ricordo che io porto comunque con me dietro, è quello anche che cerco un po' di far capire anche agli altri, quindi a chiunque esso sia, e poi di farlo comunque, lo si vive nel prodotto stesso, quindi nel vino. Quali sono le caratteristiche principali dei vostri vini? L'Asprinio non è un vino che è noto a tutti. Quindi nasce come una tipologia comunque diversa di vino e di uva. Però il dispiacere è che proprio perché non è noto, io ho puntato su questo, quindi a far sì che come tutti gli altri tipi di uve, quindi Aglianico, Fiano, Falerno, eccetera, eccetera, di far comunque conoscere anche questo. L'Aglianico, il nostro è un Aglianico comunque annata di 2014, quindi è un'annata un vino molto giovane allo stesso tempo. E poi c'è il richiamo al Falerno nel Massico, che il Falerno nel Massico è considerato comunque uno dei vigneti, cioè il vino più antico del mondo. I romani producevano il Falerno e così via. Quindi ci stiamo studiando, ci stiamo impegnando e stiamo facendo il modo di farci spazio anche noi, che comunque siamo giovani. Io ho 24, mio fratello 19, e stiamo andando avanti così.